Ciao ragazzi, bentornati con la seconda parte del video desk setup. Allora, siamo qua nell'ufficio, nella stanzetta. La scrivania l'abbiamo più o meno lasciata così, dico più o meno perché in realtà si sono aggiunte altre cose, ma giusto una fase così momentanea. Abbiamo già iniziato a mettere i primi pezzi della libreria perché bene sì, ho deciso di prendere i cubotti di IKEA e adesso dobbiamo finire di montarli io e Vincenzo e li metteremo qua a scala proprio. Abbiamo deciso di prenderne un 4, 3 e 2. E quindi niente, adesso inizio a pulire la stanza. Spostando le cose. Vincenzo dovrà stendere i panni. Amore, li stendi qua i panni? Top, perfetto, niente stesura dei panni. Apriamo la finestra un attimo, che fa caldissimo oggi. E niente, quindi adesso diamo questa pulizia generale e mettiamo i cubotti. Montiamoli, mettiamoli. Tra l'altro sono andata a casa mia a prendere alcune cose di cancelleria, tra cui il carrellino, il famoso carrellino che è pieno di roba. E ovviamente sarà da pulire anche quello. Mi sono dimenticata però il fermo, quello che solitamente appendevo sulla scrivania per tenere fermo il telefono. Mi sono dimenticata. Però vabbè, me lo aspettavo. Me l'ero detta, prendiamo anche quello. In realtà poi me lo sono dimenticato. Ho iniziato a passare la polvere vicino ai cubotti, alla scrivania e poi a quelle che sono le sedie che sto lasciando di lato ancora. Non sono riuscita ancora a portare tra l'altro tutti gli scatoloni in cantina, però vabbè, adesso li teniamo lì e poi vado a passare questa sorta di mocio, molto comodo di Casanova, e adesso vado a montare i cubotti. Ragazzi, vi giuro su quello che volete che ved mi vedrete alla fine del montaggio di un solo cubotto, letteralmente sudata marcia, ma questo perché in questa stanzetta si passa l'aria ma non così tanto, e in più vi giuro che non è così facile montare i cubotti dell'IKEA. Infatti eccomi qua sudata marcia, ma uno l'abbiamo fatto. E ne ho fatto solo uno. Sto morendo di caldo. Ok ragazzi, siamo riusciti a montare tutta, insomma, la libreria. Non so se prima ho detto scrivania, ma volevo dire libreria. Comunque, tutta la libreria e questi sono i cubotti, li ho messi così per il momento, li volevo un po' simmetrici. E niente, è stata una bella sudata. Com'è stato? Sì, adesso riordinerò un po' qua e poi niente, cercheremo di sistemare un po'. Ciao ragazzi, eccoci col secondo giorno per quanto riguarda il desk setup. Questo video sarà suddiviso in diversi giorni perché non riesco a fare tutto in un unico giorno, sia per altri impegni, ma anche per il fatto che mi manca dei materiali perché ad esempio ho preso da IKEA, vi faccio già vedere, queste cornici, ok? Sono due uguali della stessa grandezza, che sono queste qua da 21x30. E le ho prese questo bellissimo color pastello sul rosino e azzurrino. Ho poi preso quella in formato cartolina bianca e quella più grande che è una 30x40 bianca anche questa, e voglio appenderle sul muro di qua a sinistra dove c'è la libreria, ma non ho il martello, ho i piedini ma manca il martello. In più, queste intanto le sposto, in più volevo appendere dietro al computer questo, che avevo sempre da IKEA. Questa è una board dove possono essere messe di tutto e di più, qualsiasi cosa può essere appesa. Vedete questi forellini qua? Praticamente se andate da IKEA vengono venduti alcuni oggetti che io ho preso, tra cui queste corde che si vanno a mettere praticamente tra un forellino e l'altro, vedete? E si possono incastrare cartoline, bigliettini, scontrini, tutto e di più, foto anche. Poi ho preso sempre da IKEA questi qua. Questi sono dei contenitori fatti a tipo a secchiello, che si incastrano, rimangono appesi e hanno anche il coperto che si può togliere o lasciare sopra. Oltre a questo ho preso anche, vediamo se li trovo, ecco qua, questi sono dei tipo, che cosa ho preso da IKEA? Ah, ok, mi è venuto in mente, sono tipo dei bottoncini che vengono messi qua e là dove si possono appendere gioielli, quindi collane, bracciali, le chiavi, si possono appendere anche quelle. Poi ho preso, e ho finito con queste, sì, questi due set di mollette, le ho prese due lilla e due bianche, dove vedete hanno il gancino qua
che si incastra e poi praticamente si apre la molletta e si incastrano altri fogli piuttosto che foto, eccetera eccetera. Insomma, questo e le cornici dobbiamo aspettare un altro giorno perché ci manca il martellino, forse oggi va a prendere Vincenzo. Oggi invece andremo a sistemare la scrivania mettendo il portapenne che ho preso da casa, che mi è arrivato con l'acquisto su Temu, e ho portato il carrellino, il sacro carrellino. In più pensavo anche di iniziare a usare la libreria con i cubotti di IKEA, iniziando a mettere manuali vari, libri e quant'altro. Allora, ho deciso di usare questo cubetto qua in alto per i miei album K-pop. Non sono tanti, però questi sono quelli che ho deciso di suddividerli per scala di colore, insomma, lasciando questi da parte che sono quelli un po' più colorati. Tra l'altro ne ho due delle Kepler, ne vorrei prendere in realtà tutti delle Kepler, che sono uno dei miei gruppi preferiti. Ho questo degli NCT Dream che mi è stato regalato da la mia carissima amica Francesca di Roma. Poi ho questo delle Idol, Kepler, Blackpink, Monsta X, Dreamcatcher, Kingdom, BTS e Dreamcatcher. Allora, in realtà ne vorrei prendere tantissimi, ovviamente spazio ce n'è, però insomma costano un po'. Costano un po', però sono belli da collezionare, mentre qua ho deciso di mettere i miei libri di storia. Non ci sono tutti perché molti li ho messi lì e niente, per il momento abbiamo la libreria non proprio piena perché abbiamo ancora tantissimo spazio, però per il momento è così.